Amici di Spazio 5, buon pomeriggio, eccoci qua al Palawave con Edoardo Ferri, giocatore dello Sporting Rosta. Allora, sconfitta amara, come mai questa sconfitta? Una sconfitta molto amara e purtroppo noi abbiamo dato tutto, siamo stati secondo me penalizzati in alcune scelte arbitrali, ma io non voglio approfondire l'argomento su questo. Parliamo del gioco, i nostri avversari si sono dimostrati molto bravi, veloci, con un'ottima organizzazione, secondo me alla fine hanno meritato di vincere loro. Sicuramente noi siamo stati penalizzati sull'espulsione del nostro compagno, su cui abbiamo preso il gol del 2-1, perché fino a lì diciamo che ce la stavamo giocando, uno pari, poi alla fine ci siamo disuniti e abbiamo preso altri due gol. Se il nostro capitano avesse usato di più la testa e non avesse parlato di meno, magari non l'avrebbe buttato fuori, però comunque se il fallo non era un fallo così plateale, andata come andata. Secondo me poteva anche non starci l'espulsione, però vabbè, purtroppo poi alla fine abbiamo comunque preso altri due gol, quindi hanno meritato di vincere. Eccoci con Di Gennaro, giocatore dello Sporting Rosta, sconfitta. Una piccola analisi secondo te perché avete perso? Ma sicuramente dopo l'espulsione sono cambiate molte cose, ci siamo innervositi molto, poi vabbè ci siamo disuniti. A cercare un gol all'impazzata e non l'abbiamo trovato, merito anche degli altri sicuramente, grande squadra, peccato perché potevamo sicuramente fare una partita migliore. Eccoci amici di Spazio 5 con Stasio Antonio, buongiorno. Allora, vittoria meritata direi, complimenti innanzitutto anche per il gioco visto. Grazie. Sì, credo che abbiamo meritato questa vittoria, soprattutto nel primo tempo abbiamo creato molto, ma purtroppo concretizzando poco, anche a causa del portiere loro, che era veramente, veramente bravo, e faccio complimenti. Secondo tempo dove siamo andati un pochino più tranquilli, abbiamo abbassato anche un po' il ritmo, però alla fine siamo riusciti a concretizzare di più e abbiamo portato a casa, credo meritatamente, la vittoria. Credo che questa partita sia stata una partita fondamentale per voi, considerato che era la prima. E perché comunque diciamo che vincere la prima è fondamentale di solito, no? Sì, fondamentale, e credo che sia un bel traguardo questo, anche perché vincere contro la squadra che aveva già vinto, aveva preso già 3 punti nella prima giornata, in caso di scontri diretti ci porterebbe già ad essere favoriti, e quindi credo che abbiamo fatto un grande passo oggi. Vittoria meritata per quello che abbiamo creato, per le occasioni da gol, e a limitare il passivo è stato il portiere, che è stato molto bravo e ha parato molti gol sicuri. Quindi l'arbitraggio è un arbitraggio corretto fino, diciamo, per l'esempio, per la partita? Sì, un buon arbitraggio, anche se a volte ha lasciato correre su falli cattivi. Sì, effettivamente ci sono state delle circostanze che forse da ambedue le parti avrebbe potuto tirare fuori il cartellino. Quindi adesso la prossima partita contro? Contro la Sardegna, la Semini di Cagliari. E cercheremo di portare a casa la vittoria per raggiungere le finali a Pesaro.